Mister, grande festa nello spogliottoio, si è un po' annacquato anche, no? Sì, 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 ragazzi hanno festeggiato perché hanno, hanno vinto questa battaglia, è stata realmente una battaglia dentro il campo. Abbiamo incontrato un avversario che ci ha reso la vita difficile, e sapevamo che era una partita gagliarda, questo era un esame da superare perché una squadra che vuole vincere qualcosa deve passare da queste vittorie e questa è una grande vittoria, a mio giudizio. C'è un dato importante che sono i gol subiti soltanto 7 in tutto il campionato, avete lavorato soprattutto in questo senso e anche bene, credo. Sì, siamo, devo dire che abbiamo un buon equilibrio perché se non sbaglio siamo al secondo attacco, comunque siamo una squadra che concede poco e, e sa far male. Bene così. Prossima partita contro i delfini, Rimini, come si continua questa bella marcia? Eh, eh, si continua lavorando, lavorando, con tanto sacrificio durante la settimana, incontreremo un, un avversario organizzato, però noi ci faremo trovare pronti. Mister Costa, avreste potuto fare qualcosa di più nel primo tempo oggi, secondo lei? Ma no, nel primo tempo abbiamo... Sì, abbiamo preso il gol a freddo. Non... Il gol così, a prenderlo presto così ci ha un pochettino, pochettino squilibrati. però poi la squadra ha avuto una, una, una buona reazione anche nel primo tempo. Abbiamo cercato di, 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 di giocare, di mettere in difficoltà Riccione, che sappiamo, sapevamo che era una squadra abbastanza quadrata. Nel secondo tempo, abbiamo cercato in tutte le maniere di, di raddrizzare il risultato. E la squadra. Non posso recriminare niente, ha fatto una buona prestazione, ci siamo andati vicino. Leardini, il loro portiere, ha fatto due interventi alla fine abbastanza importanti. E peccato perché secondo me la squadra ha fatto una buona partita. Prossima partita contro il Superga 63, che cosa si aspetta dai suoi? Una reazione, ma mi aspettavo anche oggi una reazione che è stata una reazione positiva dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa con lo Sant'Armete. Hanno reagito bene, adesso devono cercare di andare su questa strada qua perché se giochi così i risultati prima o poi devono venire. Ci mancano queste due partite, in queste due partite dobbiamo cercare di, quantomeno di fare punti per rimanere agganciati al treno sopra, se no gli altri se ne vanno.